Ciao, sono Giacomo, siamo qui davanti a Palazzo Marino perché la qualità dell'aria di questa metropoli ormai è a livelli indescrivibili, incalcolabili. Le uniche possibilità che abbiamo sono quelle di fermare un nuovo ciclo di autostrade che circonderà la nuova metropoli, i nuovi avamposti della città infinita, Pedemontana, Temi, Toer, Brebemi, Stro Monza, Bofalo Raticino, che insieme alle TAV devasteranno e distruggeranno il territorio, quando invece tutti questi miliardi e miliardi potrebbero essere investiti per il trasporto pubblico, per riqualificare le strade esistenti in modo tale che ci sia la sicurezza per chi va in bici, a piedi, e chi vuole muoversi in maniera sostenibile o insostenibile, se si parla di sostenibilità economica. Le preferenziali per i mezzi pubblici? Preferenziali per i mezzi pubblici e gratuiti. Addirittura ci potrebbe essere la gratuità del mezzo pubblico se calcoliamo quanti miliardi vengono spesi in autostrade e in grandi opere. Se poi pensiamo al Natale come grande evento o all'Expo come grandissimo evento, allora a quel punto si sbloccherebbero altre risorse per le energie rinnovabili, per una serie di accorgimenti nella questione dei rifiuti, per eliminare anche gli inceneritori che sono forse la prima causa dell'inquinamento dell'aria nelle metropoli. Tu non pensi che stoni alquanto il comportamento di un comune che come prima cosa dopo il referendum sulla mobilità sostenibile in questa città ha imposto l'aumento del biglietto, ma di fatto ha chiesto lo sblocco del patto di stabilità per portare avanti il carrozzone dell'Expo? Certo, la contraddizione mi sembra nel fatto stesso che tra i promotori dell'Expo ci sia Legambiente o Slow Food, altre associazioni che dovrebbero essere alla difesa dell'ambiente, dei consumatori, dei cittadini. Invece ci troviamo appunto in questa contraddizione in cui vengono fatte vengono presi dei provvedimenti propagandistici verdi e poi dopo tutto rimane grigio. Vuoi spiegare in modo chiaro che cosa comporterà di fatto Expo se dovesse partire dal punto di vista ambientale, idrogeologico e dal punto di vista poi del fatto dei cittadini? Dobbiamo capire i limiti dell'Expo. In questo momento non ha limiti, nel senso che con la parola Expo, con la parola d'ordine Expo, vengono fatte passare una serie di operazioni da immobiliari, infrastrutturali, che non hanno nulla a che fare con l'Expo, se non il fatto che è un'occasione per chi da anni aspetta di fare queste speculazioni di poterle sbloccare. Ricordiamoci l'anno scorso quando Ligresti minacciò addirittura il commissariamento del Comune di Milano da parte della provincia. Non si era mai visto che un privato potesse arrivare a tanto, a meno che tu non sia il più grande proprietario terriero di questa metropoli. Poi comunque anche a livello dell'esposizione stessa il tema è stato scelto, sarebbe nutrire il pianeta, energie per la vita, e avremo la distruzione del parco della Villa Reale e di alcune aree agricole a Rò per la costruzione di serre per portare qui coltivazioni insostenibili, esotiche, non ha nulla a che vedere con appunto nutrire il pianeta, con la Lombardia e con Milano, ma hanno a che vedere molto con il mondo degli OGM, ed è questo un altro aspetto di Expo di cui si parla poco, il fatto che sarà la vetrina universale della Monsanto e delle multinazionali degli OGM. Esatto. Vedi Pellegrini che adesso stava parlando con... Ultima domanda a Giacomo, quali dovrebbero essere le soluzioni per migliorare, per cambiare una volta per tutte il traffico a Milano e nelle grandi città, partendo anche dall'esperienza di altre città europee che invece si sono già mosse nonostante la crisi, perché la parola crisi viene usata dalle amministrazioni comunali di tutte le città, soprattutto d'Italia, per non fare niente poi di fatto. Certo, lo spauracchio della crisi ovviamente fa sì che il cittadino accetti a testa bassa
l'aumento dei biglietti, la diminuzione degli stipendi, la riduzione della capacità di acquisto e di vita, insomma. E le soluzioni effettivamente sono molteplici. Sicuramente l'eliminazione della gran parte del trasporto su gomma in favore di una trasformazione per esempio delle tratte ferroviarie in metro continue, quindi non dalle periferie, non un treno ogni mezz'ora ma ogni 5 minuti come fosse una metropolitana, come succede a Londra per esempio. La logistica e soprattutto la progettazione di un'unica rete di piste ciclabili e non di tanti spezzoni di piste ciclabili che vengono non collegate l'una con non collegati, in cui poi uno finisce in mezzo ai tir di punto in bianco. Questo succede perché i comuni fanno fare queste opere ai privati a scomputo delle loro urbanizzazioni per le costruzioni, per cui manca una progettualità sicuramente, quando invece questa progettualità la vediamo nelle tangenzialissime e nelle autostrade, che invece sono tutte collegate tra loro, per esempio la Pedemontana, che è funzionale a collegare Orio al Serio con Malpensa per risparmiare una mezz'ora, poi quindi 87 km di autostrade, altri 76 di viabilità locale connessa all'autostrada, 150 rotti chilometri per risparmiare mezz'ora. Ma anche le scelte stesse di penalizzare ancora di più il traffico pendolaristico, dei pendolari, certo. Portando di fatto, scegliendo di investire solo sulla Freccia Rossa, che è un treno che non è per niente sostenibile né dal punto di vista ambientale, neanche dal punto di vista economico per le famiglie, soprattutto i lavoratori, certo, che si devono recare dalla periferia al centro. Il modello è quello spagnolo, francese, degli AVE, dei TGV, come si chiama TAV, che praticamente trasforma quasi in un trasporto aereo, quello su ferro, con check-in all'ingresso, posti riservati, se non hai il posto a sedere non puoi nemmeno salire, neanche in piedi e pagando. E tutte queste spese ovviamente ricadono poi dopo sulle tratte regionali, che sono quelle più utilizzate, con più frequenza. Uno in vacanza magari ci va una o due volte l'anno, al lavoro ci va tutti i giorni, che invece sono in condizioni da sardina ogni mattina. E probabilmente la soluzione a livello politico non ce la aspettiamo e non ci sarà, per cui l'unica via che vedo è quella della mobilitazione dei pendolari, dei cittadini, lo sciopero del biglietto, una pratica che già ha funzionato nel Rodense e nel Nord-Est, che potrebbe essere riproposta in tutte le altre tratte, e blocchi, manifestazioni. Il blocco dei binari. Diverse sono le pratiche che si possono utilizzare con quel fine, insomma, di potersi muovere liberamente ma anche diciamo abbastanza velocemente senza spese così devastanti per i nostri portafogli. Per esempio l'uso di tranvie verso la periferia, le periferie più servite invece delle metropolitane da tranvie leggere. Esatto. E la questione delle tranvie purtroppo è connessa anche alla questione delle strade, per cui se non si risolve prima la questione del traffico su auto, ridimensionandolo, io proporrei le targhe alterne per anni, per esempio, non i blocchi di traffico una tanto, e troveresti comunque il tram in coda, o come vedi la filovia, la 90-91, che ci piega mezz'ora per fare due semafori perché è migliore di punta, perché è incastrata nel traffico locale, nonostante ha una preferenziale. Ma se i nostri amministratori andassero all'estero a vedere come l'urbanistica di queste città è stata concepita, invece di andare all'estero a fare delle vacanze... Il problema è che non è stata concepita l'urbanistica di queste città. L'unica cosa che è stata concepita è che è una città radiale, con possibilità di espansione infinita in tutte le direzioni,
e quindi su questo si fonda il disastro. Altra cosa invece, l'ultima cosa sugli inquinanti, in Italia è possibile monitorare, cioè si possono monitorare tutti gli inquinanti, ma per legge si possono monitorare soltanto i PM10, certo, che sono 10 microgrammi per ogni metro cubo di d'aria, però per esempio le nanoparticelle, che sono più infide e che superano le prime vie aeree, che vanno a infilarsi nei bronchi e polmoni, non è obbligatorio monitorarle, che sono quelle che fanno più male, per cui la proposta sarebbe quella di monitorare per legge e poi di fare delle politiche perché queste nanoparticelle vengano eliminate alla fonte. Decisamente eliminate alla fonte. Ma secondo me c'è anche un altro problema, oltre al fatto che non vengono considerate alcuni. La stragrande maggioranza degli inquinanti non è considerata dalle leggi attuali. C'è anche il problema degli enti preposti al controllo. Se l'unico ente preposto e anche l'unico ente la cui valenza dei risultati è l'ARPA, è soltanto e nessun altro, nessun ente indipendente, nessuno scienziato può confutare questi dati, al di là poi degli arresti dei presidenti di questi enti, non cambierebbe molto, nel senso ci vorrebbe proprio un cambio di direzione nella legge che prevedesse, come in altri stati, anche la possibilità di presentare studi indipendenti. A questo punto i comitati avrebbero voce in capitolo anche a livello giudiziario e non soltanto mediatico. E che peso hanno gli inceneritori con le emissioni e il traffico cittadino? Ma sicuramente la questione degli inceneritori è molto più pesante di quella del traffico, perché mentre il traffico appunto produce PM10 che si fermano nei bronchi e hanno conseguenze sulla salute, ma diciamo di più basso rilievo, gli inceneritori ancora non si è dimostrato che non